Sono assolutamente soddisfatto dell'approvazione in plenaria ad unanimità del parere che ho illustrato questa mattina. È un risultato eccezionale perché il Comitato delle Regioni è riuscito in questo modo a far sentire la propria voce alle altre varie istituzioni europee. In modo particolare chiediamo di essere coinvolte nelle scelte di politica strategica previsionale, perché riteniamo che soltanto ascoltando le autorità locali e regionali si possano dettare delle scelte più appropriate, più vicine al territorio. In questo senso ho rappresentato tutte le comunità locali europee, ma consentitemi di dire soprattutto la nostra provincia, che a volte subisce delle scelte centrali che non corrispondono a quelle che sono le esigenze del territorio.